Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi siamo qua a realizzare un bellissimo video, una calcio tennis con Yeliz e con i Pirla Svu e con tanti altri ragazzi che tra poco subentreranno. Sarà un magnifico torneo. Purtroppo Om si è fatto male a causa di un personaggio bastardo diciamo, mi ha dato una spallata. Immigrato? Sta dicendo un altro ragazzo. Mi ha dato una spallata involontaria, c'è da dire. Il calcio capita e quindi per ora mi tocca star fermo e non giocare. Come ben potete vedere, involontaria dalle riprese. Dalle riprese, esatto. Però, per fortuna, è qua sul campo con noi e quindi si farà da spettatore, nonché arbitro, no? Ah, quindi... arbitro. Assieme ad un'altra persona che vi spoilerò dopo. Detto questo, sarà un torneo a 4 squadre, quindi le coppie saranno formate da io e Harry Lazza, i fratelli Pirla Svu, perché non li possiamo separare, e altre due coppie che vi andremo a mostrare in questo preciso momento. Facciamoli entrare, signori e signori. Tutti dentro. Facciamoli entrare le altre due coppie, eccoli qua, signori. Allora, da una parte abbiamo il Pippega, reduce dal torneo di Twitch Italia, signori, e abbiamo Ryan. Ti adoro. La coppia che vincerà. E poi dall'altra parte abbiamo un ex calciatore di prima categoria che l'anno scorso ha segnato contro di noi, contro l'MSP. Lazzaro. Bastardo. E poi abbiamo Elia, che non è un calciatore, è un cantante, ha partecipato al video di Mambolosco. Via i sorteggi. Proprio loro. Pippega e Ryan, la coppia d'oro contro li vogliamo noi questi, li vogliamo noi. Pirla Svu e Gnabry, signori, attenzione, bello bello bello. E quindi sarà Harry Lazza contro Elia e Adrian, signori. Quindi dicendo Pirla Svu e Gnabry, hai appena detto che Pierino è Pirla Svu e Gnabry non c'entra niente. No! Detto questo, in ordine di sorteggio, iniziamo con le nostre partite. Let's go! Ok ragazzi, è giunto il momento di giocare. Vi ricordo poche regole. Se arriva ai 10, potete fare al massimo 3 tocchi tra di voi, di cui non due consecutivi. Molto facile. Let's go, signori. Con me ovviamente c'è il culo più bello d'Italia. Oh, così mi emozioni. Bene ragazzi, secondo me sarà un torneo molto molto interessante, perché sono delle accoppiamenti. Vogliono vedere solo questo, Isaac. Accoppiamenti molto molto interessanti. Perfetto, ci siamo, let's go. Ok signori, per la palla. Vediamo un po' di chi sarà. Rega. Bravo Gnabry, ottimo inizio, complimenti, bravo Gabri. Allora diciamo che allora, i fratelli Pirla sono molto affiatati quando giocano insieme, sì. Infatti e vedi, uno già primo vantaggio per loro, vedi, te l'ho detto. La nuova coppia Ryan e il Pippega è molto interessante secondo me, perché hanno entrambi i piedi buoni, ma il problema sarà la loro comunicazione, vediamo. Non c'è bisogno di parlare, qua c'è bisogno di giocare. Guardalo Pierino, che pallina! Questa non la prendi mai. Ed era buona, guardalo là che lancio. Mamma mia ragazzi. Vai, 2-0? La coppia d'oro. Mamma mia. Gli sguardi un po'. Giulia, mamma mia, che Giulia. Giocatore. Che stacco Pierino. E mi sa che qua. Vediamo. Un tocco massimo. Bene. Dice tutto. Ho visto delle brutte smorfie da parte. Io te l'ho detto che infatti la comunicazione è stata il problema maggiore della coppia Pippega Ryan. Intacco ma fuori. Attenzione, 3-1, quanto siamo? 3-1? 3-1. 3-1 per i Pippega. Riga buona. 4-2 quindi. 4-2, ragazzi, abbiamo un budget molto low. 5-2, aggiorna il punteggio. 5-2, attenzione, partita molto emozionante. Speriamo tra poco. E parte qui Gnabry, la grande battuta. Un grande punto. E poi in testa. La grande rabbia. Lo scambio qui tra i due. Vediamo se è efficace. Lo è col petto. Il Pippega, guarda là. È andata a parte. Ah, ok. Era fuori, ragazzi. Esattamente. Mannaggia. Gnabry, tu fai il tuo. E quindi siamo. Si vede la maglia che ha. 6-3. Sì. Salta di là. 7-3. Per i Pirlas. Attenzione, la prova di rosata. Che battuta! Ragazzi, è buona! È buona! Buona! Cucu! 7-4 Pirla Svu! La battuta a Pippega, attenzione! Buono lo scambio qui tra i Pirla Svu, si vede che sono fratelli!
Match point! 9-5? La battuta di tacco! 9-6! Cosa ne pensi di Pierre quando fa queste mosse qui? Quando fa queste mosse qui, allora, a volte sembra abbastanza. E queste altre tipo? Però, non capisco che cosa gli tenere prenda. Il video appeso fino alla fine. 9-7! 9-7! A volte gli riescono, a volte un po' meno. Era fuori, e la partita finisce, vincono i Pirlas! In finale ci siamo noi! Come sempre, sono abituati a queste sensazioni. Ebbene, è finita la prima partita, cosa ne pensi? La partita, allora ti dirò, non conoscevo gli altri due giocatori, conoscevo ovviamente solo Gnabry e Pierre, okay. Mi aspettavo una grande prestazione, esatto. grandi pagliacciate da parte di Pierre, così è stato, rovesciate, però... tacchi eccetera eccetera, ma hanno vinto. Esatto, e ovviamente il risultato è quello che conta, assolutamente, no? Sì, ma vabbè. Adesso... c'è una grande partita. Ah, attenzione, abbiamo due calciatori professionisti contro Harry Lazza e Ob Samuel. Attenzione. Quindi, questa, signori, sarà molto divertente. Capiremo che andrà in finale contro i Pirla SV. Quindi, ragazzi, per la palla, let's go, forza! Per la peota. Fateci vedere un buon spettacolo. Harry, parte subito Harry. Ah, fuori. Che regala la palla. Fuori, ed è già 1-0 per la palla. Bella! Gli scambi! Ma che punto! Canale di sangue! Per fare la giocata della vita! C'era! Perché tornava indietro! C'era, attenzione! Vediamo qui gli scambi! Quasi buoni! 4-1! 4-1 è finita, anzi no, si arriva a 10. 5-1, la partita è molto forte. Adesso la partita sono... è partita. Comunque Harry fa queste battute molto tese. I ritmi sono un po' calati adesso. Chi ha preso il cunetto? Giocate. C'è una sola squadra in campo. Buono così. Sono lì a contatto. Che giocatore! Giocava a calcio con me. Di là. Mamma mia, ha provato per la schiacciata. 6-2 per la coppia di Samuel. 7-2, scusate. 7-2. Vuole comunque far bene. Vediamo Harry di testa. Bello. Buono così. Elia, il compagno. Mamma mia. Buono. Attenzione. No. Fuori. Quindi 7-3. 7-4. Attenzione. Dai. Squadra di Elia. Prova la rimonta. Buono lo scambio. Vediamo un po'. La schiacciata. Presa. Harry c'è. Eppure Samuel! Attenzione! Sei stato buono? No! Alle giovanili del Cagliari, sei sicuro? Nel GS Cagliari con me! Grande responsabilità! Questa battuta molto tesa! Elia l'ha spuntata! Match point! 9-4! Giro del Calabrone, eccolo qua! E qui Harry si dimostra un grande giocatore! E finisce! Quindi ragazzi, finale io e Harry contro i Pirla SV. E quindi signori, è giunto quel momento, quello tanto atteso, quello della grande finale. Isaac, ciabatte. Sono pronti i nostri calciatori, ragazzi, a spaccare questa finale, ragazzi. Esatto, perché qui in finale ovviamente abbiamo il top del top alla mia sinistra. Chiamiamo Ob Samuel ed Harry Lazza. Andranno a sfidare chi? Direttamente da X Factor, signori e signori. Ma chi? Voi direttamente da? I Pirla SV? Direttamente da? Dal centro commerciale qui dietro, eccoli qua! E quindi ragazzi, siete pronti di essere umiliati? Tanto verrete umiliati perché noi siamo più forti. Perfetto. Guarda, ci sta, nel senso, li abbiamo già umiliati una volta alla finale della Summer Cup, siamo pronti a fare una seconda volta. Non si ricordano le altre. A livello temporale abbiamo sconfitte. Una attenzione. Partita passiva. Un 7-3. Un 7-3? Però io non ero presente, quindi non vale. Quindi Gnabry, tu cosa hai da dire? Ridi. Cazzori! No, spacco il culo qua, Ti spacco il culo voi. Vabbè, solo il campo deciderà chi sarà il migliore, chi sarà il vincitore. Fai parlare il campo, non questo qua, guarda che pagliaccio. Esatto, ragazzi, andate in campo. Milan Inter, ragazzi. E quindi ragazzi, per la palla. Attenzione. Questa finale, il punteggio per vincerla dovrà essere di 11. E non più 10. Non 10. Il budget è aumentato. È una partita speciale, ovviamente.
E quindi per la palla, Harry, forza! Guarda la quality! Che gioco! Mi sembra quasi Son, Pierino, guardandolo bene. Quasi Son! È buono! Mi sembra un po' più Sessegnon. Sessegnon, ma chi, Pierre? Esatto. Sessegnon. Pierignon. Lo chiamavano. Il Don Perignon. Il Don Perignon. Il Don Pierignon. Il Pierignon. Palla fuori. Fuori. Allora. C'è solo un direttore qua. Arbitro di merda. Attenzione, signor Lazzarato, stia attento. Ascolta, Lazzare. E quindi? Lazzaro. Culmin Pierino. Pronta la battuta. E si parte ufficialmente. Pierino. Palla fuori. Già pareggio 1-1, si vede che è una partita combattuta, eh? Mamma mia, ragazzi, allora si stanno stuzzicando vicenda per scoprire i capi deboli. Assolutamente sì, guarda lì. Samuel punta sul lato psicologico, forse. Attenzione. Buona! Mamma mia, Giulia. La mamma tocca mia. Quanto Giulia? Basta. Ma dici che quelle treccine sono regolamentari? Allora, e bisogna sentire la UEFA, secondo me. Per capire effettivamente se... Si possono giocare con delle treccine... Se quelle treccine danno un... Quelle treccine danno un vantaggio a Samuel o meno. Fuori! Giovane, mi apri la butta fuori. Buoni gli scambi per ora. E anche le finte di corpo di Samuel. Sì. Nicolò Gnarella. Comunque, sto vedendo la composizione di gioco. Harry, attenzione alla linea, buona. Wow. Buono così. Niente, la squadra di Niccolò Gnarella la manda fuori. Allora, Harry a me sa molto di... 4-1, signori. Samuel la tocca quanto basta. Mamma mia, il tacco. E qui la palla esce. 5-1. La battuta alta di Samuel! C'è anche il Caritas qua! La Caritas? Che c'entra la Caritas? 7-3! Wow! Gli scambi qui! Bravissimo! Mamma mia, Gnabry! Che ci ha creduto più di Pierino! E allora, signori, 9-3! Harry alla battuta! Oh! Oh! Volevo questo! Mamma mia! Volevo questo! Pensavo che avessi colpito di un altro le volte! Oh, ragazzi, me la sono messa in faccia. Match point. Fa la barriera. Match point. Vedi, lui sta per perdere. Cioè, bravo. È buono. Ah, pensavo doveva dargli il punto. Mamma mia. Attenzione, la palla è buona. E quindi la vittoria. Let's go. La partita finisce così. Il torneo finisce così. Il torneo, la finale finisce così con la vittoria di Harry Lazza e Ob Samuel. Un applauso. Allora, facciamo entrare tutti i partecipanti in questo magnifico torneo. Dentro. E quindi, ragazzi, si conclude questo magnifico video. È andata così. Complimentoni a tutti i nostri avversari. Bravi. Bravi. Bravissimi. Commentate qua sotto se volete la rivincita con nuovi ospiti, sempre su un campo da calcio tennis. Io ringrazio tutti voi per aver partecipato. Grazie a voi. Lasciate un like, lasciate un commento. Ringrazio anche gli Elites, grandissimo Harry, come sempre. Grazie anche a Mirko Fuse Gamer. Grazie Mirko per averci filmato, grazie Fuse per aver guardato questa partita. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi! Woo! Ciao.